Con l'avvento di Xbox One X, Microsoft è riuscita a superare Sony in ambito tecnico, proponendo una soluzione mid-generation indubbiamente superiore a PlayStation 4 Pro. Secondo Phil Spencer, la medesima situazione potrebbe ripresentarsi anche durante la prossima generazione, ma prima di esaminare le sue ultime dichiarazioni, vi ricordiamo di sostenere il canale con la vostra iscrizione per unirvi a noi di EveryEye.it. Nel corso dei recenti The Game Awards abbiamo dato un primo sguardo a Xbox Series X, che si contenderà con PlayStation 5 i salotti dei videogiocatori di tutto il mondo. In una recente intervista concessa a GameSpot, il boss dell'area gaming ha ribadito che l'obiettivo della sua azienda è sempre stato quello di costruire la console più potente possibile e, stando alle sue parole, pare che il traguardo sia stato raggiunto. La nuova macchina, quindi, dovrebbe tener fede al motto della sua divisione, con l'intento di riconfermarsi il leader dell'intrattenimento casalingo in termini di potenza e prestazioni. Spencer, sbottonandosi ulteriormente, ritiene inoltre che con Xbox Series X questo primato potrebbe restare nelle mani della casa di Redmond, dal momento che, secondo lui, la console di Microsoft sarebbe superiore a PlayStation 5. In ogni caso, ora come ora, le specifiche tecniche precise della piattaforma non sono state rivelate. Al momento, i rumor sull'hardware di Microsoft puntano su un processore CPU AMD Zen 2 Custom 8 Core e 3.6 GHz, una scheda grafica AMD Navi Custom da 12 teraflops e 16 GB di memoria RAM, di cui solo 3 GB destinati al sistema. Poi l'immancabile memoria SSD per l'archiviazione e il supporto al ray tracing e al variable rate shading. Quest'ultima tecnica si basa sull'assunto che l'occhio umano non coglie al meglio i dettagli in tutte le aree dello schermo contemporaneamente e permette di regolare la quantità di operazioni di shading in base alle differenti zone dell'immagine, offrendo così un controllo molto più fine sulla qualità, ottimizzando le risorse a disposizione. È estremamente probabile che Sony supporti le medesime tecnologie, ma il sospetto è che Phil Spencer, data la sua posizione nel settore, sia a conoscenza di informazioni legate all'hardware della concorrenza e che quindi le sue affermazioni sulla superiorità in fatto di potenza siano state divulgate con cognizione di causa. Impossibile al momento dare per certo che Xbox Series X sia più performante di PlayStation 5, però Microsoft sembra piuttosto ottimista per quanto concerne questo aspetto. Infine, la parola aspetta a voi. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Phil Spencer? Diteci la vostra opinione nell'area dedicata ai commenti.